TG Live, telegiornale regionale della Sardegna. Bentrovati in questa nuova edizione del telegiornale. In primo piano la politica. Incontro ieri sera a Cagliari tra la Presidente della Regione Alessandra Todde e l'Assessore della Sanità Bartolazzi con i rappresentanti sindacali di CGIL e CISL e UIL per fare il punto sulle emergenze della sanità. Si è discusso anche del disegno di legge approvato ieri dalla Giunta che prevede anche il commissariamento delle ASL e la riorganizzazione degli ospedali Ares e Areus. Sentiamo per i dettagli Eleonora Bullegas. L'attuale sistema sanitario regionale ha finora dimostrato di non riuscire a garantire i livelli essenziali di assistenza e di avere troppi punti deboli che si sono tradotti nella grave situazione di emergenza che si è creata anche quest'estate nei pronto soccorso. La Regione prende atto e corre ai ripari con un disegno di legge approvato ieri dalla Giunta che prevede tra i suoi vari punti il commissariamento delle ASL e la riorganizzazione degli ospedali di Ares e di Areus. È importante dare un segnale forte relativamente al fatto che la situazione sta cambiando, ma la situazione cambierà con dei segnali concreti che potranno vedere le persone. È importante che questo percorso sia iniziato, sarà un percorso partecipato ovviamente all'interno del Consiglio regionale, arriverà in commissione, verrà affrontato in un contesto complessivo e ci sarà il contributo di tutti. I problemi della sanità in Sardegna sono piuttosto complessi, multifattoriali. Finalmente, secondo me, si può cominciare a lavorare su fatti concreti e su un'idea concreta di quello che è veramente necessario in Sardegna. In un incontro che si è svolto ieri a Cagliari in tarda serata con la Presidente della Regione Alessandra Todde e l'Assessore regionale della Sanità Armando Bartolazzi, i segretari regionali di CGIL, CISL e UIL hanno presentato un documento con una serie di proposte evidenziando le tante varie emergenze da affrontare al più presto. Abbiamo presentato una serie di richieste che come CISL riteniamo siano prioritarie, intanto il tema delle liste d'attesa che richiede un investimento sulle assunzioni, sugli organici di medici e di infermieri e poi riteniamo che si debba procedere con un disegno complessivo che migliori complessivamente il sistema sanitario. I tempi di applicazione di una norma sono sempre tempi medio lunghi e noi dobbiamo dare risposte alle persone che vanno in pronto soccorso, abbiamo bisogno di dare risposte alle persone che stanno nei reparti. Se non si sono raggiunti e non si raggiungono gli obiettivi che sono gli obiettivi essenziali, è bene commissariare, naturalmente indifferentemente che si parli di Ares, Areus o ASL. Un giovane nordafricano è morto investito da un'auto lungo la statale 131, mentre un altro migrante è rimasto ferito dopo essere stato colpito da un veicolo mentre percorreva la strada con un monopattino vicino al luogo del primo incidente. Le indagini sono in corso per determinare se vi sia un collegamento tra i due episodi. Ci spostiamo a Sassari, grande successo ieri in Piazza Castello in occasione della raccolta firme per la legge di iniziativa popolare denominata Pratobello 24 contro la speculazione energetica. Migliaia hanno accolto l'appello dell'associazione Sadomo de Totus. Sentiamo. Dopo ben 1200 adesioni raccolte in occasione della prima data da record, il successo si è ripetuto. Lunga fila in Piazza Castello a Sassari anche il 21 agosto per firmare per la legge di iniziativa popolare Pratobello 24 contro la speculazione energetica. Generosa la partecipazione dei sassaresi che hanno risposto all'appello dell'associazione Sadomo de Totus. Perché è l'unico strumento per il momento che noi sardi possiamo supportare per bloccare e fermare l'avanzata della speculazione energetica, delle aziende, delle multinazionali, del vento e del sole che ci vogliono rubare la nostra terra e che la vogliono devastare. Noi sardi invece vogliamo la democrazia energetica e vogliamo poter decidere per noi e per la nostra terra. L'obiettivo è sfruttare l'articolo 3 dello Statuto Sardo. Siamo una regione a statuto speciale? Benissimo, allora vedremo se appunto utilizzando l'articolo 3 che ci permette di poter utilizzare la competenza esclusiva in materia urbanistica, vedremo se lo Stato e le corti competenti ci permetteranno di poter fare questo. E qualora non dovesse succedere, qualora dovessero impugnare la legge, allora avremmo la considerazione che gli interessi del popolo sardo sono in totale contrapposizione rispetto a quello che lo Stato italiano vuole per la Sardegna. La legge Pratobello, nata su iniziativa del sindaco di Orgosolo Pasquale Mereu, prende il nome dall'omonima località situata tra Fonni e Orgosolo, teatro il secolo scorso di una storica vittoria del popolo sardo.
Pratobello è stato il fulcro alla fine degli anni 60 di quella rivolta che vide appunto il popolo di Orgosolo, appunto della zona, di ribellarsi contro l'installazione di un altro grande problema che affligge il popolo sardo da moltissimo tempo, che sarebbe quella dell'installazione delle basi militari e dei vari demani che continuano e hanno continuato anche questo nel corso dei decenni a uccidere e avvelenare la nostra terra. Un altro problema su cui ovviamente noi dobbiamo batterci, perché insieme al colonialismo appunto militare adesso noi stiamo combattendo contro la speculazione e il colonialismo energetico. Sono sempre in vigore a Santa Teresa Gallura le ordinanze che vietano la balneazione in alcune spiagge in conseguenza delle copiose precipitazioni dei giorni scorsi, che hanno determinato un sollevamento dei parametri relativi alla sicurezza. Sull'argomento sentiamo Claudio Ronchi. Si attendono a Santa Teresa Gallura gli ultimi risultati delle analisi delle acque per sapere quando saranno abrogate le ordinanze della sindaca Nadia Matta di non balneabilità nelle spiagge di Rena Bianca, La Marmorata, Porto Quadro e Cala San Buco, tutte all'interno dell'area marina protetta di Capotesta Punta Falcone. Le intense e straordinarie piogge, aveva scritto la sindaca, hanno purtroppo provocato sversamenti nelle acque del nostro litorale, col superamento dei parametri, rendendo temporaneamente non sicura la balneazione. Siamo consapevoli del disagio che questa situazione comporta, specialmente per chi ha scelto il nostro comune come meta per le proprie vacanze estive. Tuttavia, ha proseguito la sindaca, la sicurezza e la salute pubblica sono la nostra priorità assoluta. Sindaca che sta procedendo a emettere la dichiarazione di stato di calamità, passo necessario, ha affermato, per poter richiedere i ristori sia per i danni al patrimonio pubblico che per quelli subiti dai privati. Il mio impegno in questi giorni, ha proseguito, è stato e continuerà ad essere quello di fare chiarezza sulle cause di quanto accaduto e di individuare le responsabilità nell'interesse della nostra comunità e dell'immagine del nostro territorio. Fortunatamente l'evento è stato temporaneo e la situazione tende a normalizzarsi senza conseguenze per l'ambiente e per l'ecosistema marino, ha affermato Yuri Donno, direttore dell'area marina protetta di Capotesta Punta Falcone, il quale in questi giorni sta assistendo i tecnici dell'ARPAS nelle attività di prelievo dei campioni di acqua. Con i cambiamenti climatici in atto, ha dichiarato dal canto suo il deputato Dario Giagoni, teresino, questi fenomeni meteorologici possono essere sempre più frequenti ed improvvisi, per cui bisogna anticipare certi problemi, perché è un danno che siano chiuse delle spiagge importanti come Rena Bianca, che è il biglietto da visita del paese, o come quella della Marmorata.